Abbassiamoci, mettiamo la stessa degli altri, l'umiltà, ecco l'umiltà, aiutare gli altri, un sorriso, una carezza, una gioia, dare, ma ascoltare, sono questi gli atti di umiltà più belli. E tutto questo ci porta ad avere amore verso gli altri. Ecco, fratelli, è là il grande esempio che ci ha dato San Pio da Pietralcina. E noi siamo qui, in questa mattina, vogliamo preparare il nostro cuore. E come dicevo all'inizio, questo è il regalo più bello. Fortunati noi, se arrivata la notte di Natale, andremo a dire, metteremo su nel piatto del nostro cuore a Gesù queste nostre virtù. Gesù ha cercato in questi giorni di essere più umile, di essere meno orgoglioso, meno superbo. Gesù, ho cercato di essere più vicino agli altri, ho cercato di mettere in pratica l'umiltà. Gesù, ho cercato in questi giorni di amare gli altri, di perdonare, di fare del bene, di essere a servizio degli altri. Fratelli carissimi, prepariamo qui il nostro cuore all'inizio di questa novena a ricevere a Gesù. E la notte di Natale, offrendo questi nostri due cuori a Gesù, noi quando riceviamo un dono da una persona, il nostro cuore diventa diverso, diventiamo più felici. Sì, la vera felicità è questa, che Gesù certamente apprezzerà. E ciò che daremo per il Signore, sappiatelo, ciò che facciamo per Gesù, ciò che diamo a Gesù, certamente ce lo ricompenserà su questa vita, ma in modo particolare nell'altra vita.